Diceva adesso Maurizio che è una piazza straordinaria, e io vorrei che questa piazza ringraziasse e salutasse questa nostra città, che in questi giorni ha sofferto, come tanta parte d'Italia, degli alluvioni, degli allagamenti, delle frane, eppure oggi ha ospitato questa grande manifestazione e ha ospitato l'idea che questa piazza rappresenta, che è quella che per cambiare il paese ci vuole lavoro, non ci vogliono i provvedimenti sui diritti, ci vuole innanzitutto lavoro. E come abbiamo detto il 25 ottobre a Roma e continueremo a dire in tutte le iniziative di questo periodo, creare lavoro si può ed è la risposta di cui ha bisogno il Paese. Creare lavoro vuol dire avere il coraggio non di dividere chi è in difficoltà, ma avere il coraggio di andare a prendere i soldi dove ci sono e dove vengono utilizzati per rendere questo paese un paese sempre più degradato. E vorremmo dire, lo diciamo al governo, ma lo diciamo anche a Confindustria, che in questi giorni ha detto che il sindacato, la CGIL in particolare, è un'organizzazione medievale. Vorremmo dire a loro che medievale è chi vuole tornare al lavoro servile e non riconosce i diritti e le libertà delle persone, e che quando si tolgono i diritti non si fa solo un'operazione contro il lavoro, si fa anche un'operazione contro la qualità e la libertà delle persone. E quando si interviene sulla libertà dei lavoratori, diciamolo, si fa anche un'operazione contro la democrazia e contro la cittadinanza, perché noi non vogliamo tornare in un paese in cui la Costituzione resta fuori dai luoghi di lavoro ed è riservata solo a chi non ha bisogno di lavorare. E allora noi siamo convinti che questo paese bisogna cambiarlo, non abbiamo dubbi, ma abbiamo una certezza, che non si cambia il paese se non si dà una risposta al lavoro e se non si considera questa piazza e le tante piazze che abbiamo e che avremo come la risposta di quella parte sana che il paese lo vuole cambiare. E a chi ci dice che siamo contro, che il nostro problema è solo dire di no, chi ha paura che la nostra sia un'idea di conservazione, noi vi diciamo che la modernità è quella di avere un lavoro libero e di qualità, che la modernità è tornare ad avere un paese che non affida alle imprese che cosa bisogna fare, ma che lo decide come governo. Noi abbiamo visto, li abbiamo già visti gli effetti della politica del governo. Quando il Presidente del Consiglio dice che il tema è la libertà di licenziare, un minuto dopo troppe imprese si sono sentite in diritto di aprire le procedure di licenziamento, perché il tema non è solo la difesa del licenziamento sui singoli, è anche quello dei licenziamenti collettivi, quello dell'idea che di fronte alle difficoltà si scaricano sul lavoro le condizioni. E allora noi lo diciamo, non inseguite mediazioni al ribasso sull'articolo 18, fate l'unica cosa che oggi va fatta per unire il mondo del lavoro, estendete le tutele a tutta quella parte del lavoro che non ne ha, perché così si riunifica il mondo del lavoro, ed estendetele, abbiate il coraggio di dire che bisogna cancellare le forme della precarietà, perché finché esisteranno non ci sarà un obiettivo di unità del mondo del lavoro, ma soprattutto non ci saranno le condizioni per far ripartire un paese positivamente con un'idea di sviluppo positiva. Queste cose abbiamo detto al governo e continuiamo a dire, abbiamo delle proposte che sono più semplici di quello che sta facendo il governo stesso, e partiamo da due che sono quelle più immediate.
si intervenga nei confronti della corruzione, e non si racconti che si interviene sulla corruzione se non si ripristina il falso in bilancio, perché è da lì che parte la corruzione, e non servono i commissari straordinari se poi non ci sono le regole. E la seconda possibilità: noi siamo un paese in cui la diseguaglianza è cresciuta enormemente, in cui il 5% delle famiglie detiene il 20% della ricchezza. Possiamo chiedere a quei grandi patrimoni di dare un contributo vero al paese. Sì, si chiama patrimoniale, non bisogna avere paura delle parole, ma non si può continuare a tassare in basso e non avere delle risposte. E quelle risorse le si prendano, le si traducano in piani concreti di lavoro. E se qualcuno ha bisogno, che gli diciamo per fare che cosa? Cominciamo a mettere in sesto questo paese, cominciamo a fare delle opere pubbliche che permettano ai cittadini di non aver paura di trovare la casa allagata, così come ritornino ad avere un'idea di paese accogliente, in cui c'è la cultura, in cui c'è la possibilità di vivere positivamente. Tante cose si potrebbero fare col lavoro, ma bisogna avere il coraggio non di colpire chi è debole, ma di guardare a chi i soldi ce li ha e non li ha investiti per il paese. È per questo che diciamo non ci si può affidare alle imprese. Alle imprese bisogna proporre dei vincoli, non dargli finanziamenti a pioggia. E il primo vincolo che bisognerebbe introdurre è che non si dà la riduzione dell'IRAP a quelli che hanno licenziato o vogliono licenziare, perché non è possibile che sia sempre tutto uguale e che i licenziamenti non siano il vero assillo quotidiano del governo. Abbiamo le proposte, ne abbiamo tante altre, l'abbiamo detto sui contratti di solidarietà, sugli ammortizzatori, sulla necessità di cancellare le ingiustizie della legge Fornero. Le proposte le abbiamo e lo diciamo con chiarezza al governo e anche a Confindustria. Si può cambiare, lo si fa con il mondo del lavoro. Sappiate che se continuate a pensare di cambiare il paese senza il mondo del lavoro continuerà ogni giorno ad essere nelle piazze a chiedervi il cambiamento, perché senza quelli che sono qua, quelli che sono al lavoro e quelli che il lavoro lo cercano, il paese non lo si cambia. E chi lo vuole cambiare contro di noi non è qualcuno che vuole il bene del paese, ma siccome noi a questo paese ci crediamo, siamo in piazza oggi, lo saremo nei giorni prossimi, siamo allo sciopero generale il 5 dicembre, perché noi un futuro per il paese lo vogliamo e lo porteremo a casa. Arrivederci al 5.